Il Costa Amalfi colò nel suo sogno. In Costiera Amalfitana arriva alla Serie D nella stagione dei miracoli per Mister Proto, superato nel doppio confronto il Bisciglia del tecnico ex Avellino Pino Di Meo. Dopo l'1-1 del Ventura al San Martino di Maiori, davanti ad una cornice di pubblico imponente, i salernitani vincono 2-1 dopo i due tempi supplementari. Pugliesi in vantaggio con Lucero nel primo tempo. Cade il gelo a Maiori nonostante le altissime temperature. Nella ripresa Caputo firma il gol del pareggio, rimettendo la partita in perfetta parità. Al secondo supplementare è il capolavoro di Pepe a mandare in estasi il popolo costiero. Il Costa Amalfi raggiunge la quarta serie dopo la Sarnese. Il Pompei di Scarlato invece sbanca Modica e rimonta nel primo atto della finalissima. Segnano Azzara per i siciliani con un bel colpo di testa dopo solo 9 minuti di gioco. Poi Guarracino e Caso Naturale ribaltano i pronti di casa siciliani. Ora domenica prossima nell'Interland napoletano basterà non perdere. Patrono Mango, dopo quella di San Giorgio a Cremano, va a caccia della seconda promozione in Serie D dopo pochissimi anni. A Scafati inizia l'era Romano. L'ex patrono del San Marzano ha tutta l'intenzione di portare in D i Canarini, magari unendo le forze proprio con i San Marzanesi. Questo scenario potrebbe aprire le porte al ripescaggio a Lions, Monza e l'ultimo Montemiletto nel calcio dilettante regionale. Che conta?